Innanzitutto grazie per l'invito a tutti i Rana Lovers, felice di essere con voi, felice anche delle gratitudini perché raggiungere il quarto titolo italiano in carriera su una distanza che è la maratona, può apparire per certi versi semplice, ma anche se non lo è stato, soprattutto l'ultimo, perché con gli anni le primavere passano, quindi diventa sempre più difficile, però è stata per me un'impresa importante alla quale ci tenevo molto, chiudere, tra virgolette, una carriera in bellezza con un poker. Sì, forse uno dei miei segreti è proprio quello, perché rispetto ad altri atleti non mi ritengo un gran talentuoso, però ho imparato col tempo a conoscere molto bene il mio fisico e la mia mente, no? Quindi sono riuscito nell'arco degli anni a modificare gli allenamenti, tipologia di allenamento, esprimendo comunque velocità sempre importanti, chilometraggi importanti, però curando molto il recupero, per esempio, cosa che con gli anni bisogna accettare di farlo perché il fisico con gli anni cambia, quindi bisogna adeguare la propria fisicità all'allenamento per poter ottenere dei risultati comunque di alto livello. Stretching. Stretching è fondamentale, io lo chiamo pane quotidiano perché poco, ma sempre, è una cosa fondamentale perché lascia comunque la muscolatura molto elastica e previene soprattutto gli infortuni, quindi lo stretching è importantissimo. Beh, ho la fortuna innanzitutto di avere un fisico appunto che anche sotto i carichi di lavoro regge molto bene e anche sotto l'aspetto di alimentazione ho la fortuna di non avere un fisico che tende a ingrassare tantissimo, però è diventato per me uno stile di vita, quindi sono abituato ormai a mangiare in un certo modo, quindi soprattutto carboidrati che per l'atleta e maratoneta in particolare la benzina che serve per poter portare a termine una distanza di quel tipo e proteine sempre la sera, stando più leggeri. Maratoneta in genere corre da solo per tanti chilometri e ho dei bei ricordi di me stesso pensandomi mentre correvo lungo sentieri, strade desolate, magari anche da solo. Spesso però mi succede di ripercorrere in quei momenti la gara a cui andrò a partecipare, quindi è una sorta di concentrazione verso l'evento che si avvicina, no? Rispetto ad altre discipline, il maratoneta ad alto livello corre due, massimo tre maratone in un anno, dovuto alla preparazione e poi al recupero. Quindi in quel periodo la concentrazione, il pensiero è rivolto solo a quel giorno, a quell'evento. Ricordo che spesso mi capitava e mi capita di ripercorrere magari la gara anticipatamente in modo di avere una visione di quello che si andrà a fare quel giorno. Sì, il recupero è attivo, non è fermo, perché solitamente, soprattutto per recuperare velocemente la muscolatura, stando fermi, l'acido lattico si deposita e serve più tempo per smaltirlo. Mentre un movimento tranquillo, anche diverso, che può essere la cyclette, la bici, nuoto, cambiando comunque anche sport, però l'importante è muovere le gambe per rigenerarsi. Poi si tratta della prima settimana, poi dalla seconda settimana già si ricomincia a correre con chilometri chiaramente inferiori, con intensità minori, però non ci si può permettere, insomma, di stare fermi per troppo tempo, ecco, quindi quello sì è importante. Però bisogna dare tempo al fisico di recuperare e alla mente, soprattutto perché dicevo appunto prima che l'evento si prepara molto con la testa, perché si va a correre quel giorno preciso, quell'ora preciso, tu devi essere pronto, in forma e preparato. Quindi a distanza di mesi preparare quel giorno non è semplice, ecco, bisogna arrivare in forma, non entrare in forma troppo prima, però
o troppo tardi, in modo di arrivare, bisogna arrivare precisi. E questa è la capacità del maratoneta di conoscersi. Chiaramente l'allenatore, la figura dell'allenatore diventa fondamentale all'inizio, perché da fuori può vedere cose che l'atleta non riesce a vedere. Nel mio caso, con gli anni sono riuscito a percepire queste sensazioni in modo di poter lavorare in un certo modo per arrivare poi in forma perfetta in quella settimana, che è quella che conta. Poi chiaramente anch'io mi è capitato spesso di sbagliare, di arrivare un po' anticipato, e anche lì bisogna saper gestirsi per poter arrivare comunque in una condizione buona in quel giorno. La tensione fa parte comunque dell'emotività dell'atleta e serve a concentrarsi e a caricarsi, quindi anche in questo caso serve un grosso equilibrio. Bisogna essere equilibrati, sapere della propria condizione, di cosa si va a fare, di come si va a farla, e trovare il giusto equilibrio tra tensione e motivazione, no? Perché a volte è capitato anche a me, soprattutto nelle prime maratone, sapendo di avere la possibilità di fare una grande prestazione, l'agitazione arriva violentemente, no? E a volte colpisce il fisico, neutralizzando anche nel sistema nervoso parte che poi vanno a influire sulla muscolatura, tensioni che non ci devono essere, che una volta partiti poi ci vuole magari qualche chilometro per sbloccarsi e poter correre, che il diaframma si blocca, la respirazione si blocca, e lì si va a consumare energie inutilmente in più rispetto a quelle che solitamente magari si consumano in un allenamento dove si è più rilassati, più tranquilli, non si ha la pressione dell'evento, no? Quindi anche questa è una cosa molto importante, dove alcuni atleti per esempio vanno magari a bruciare la competizione solo per troppa tensione o troppa euforia di voler fare, di voler dimostrare a se stesso, agli altri che si può fare, però la maratona è proprio quella distanza dove serve tranquillità, serenità, saper a priori delle proprie possibilità, cosa si può andare a fare, e gestire queste tensioni per consumare il meno possibile, perché si tratta proprio di consumi energetici per poter arrivare verso il finale e ritrovarsi ancora con carica positiva. Io uso ormai New Balance per quanto riguarda le scarpe da tantissimi anni, è un'azienda a cui mi sono legato dai primi anni in cui ho iniziato, addirittura non maratona ma mezzo fondo, quindi è una scarpa che conosco molto bene. Ho avuto la fortuna comunque di non dover cambiare, e poi il fatto degli atleti di buon livello comunque si entra nel campo delle sponsorizzazioni, a quel punto si cerca anche un accordo con queste aziende. Nel caso mio ho avuto la fortuna appunto di restare con New Balance, è una scarpa molto tecnica alla quale mi sono trovato subito bene, e quindi ho continuato il rapporto e ancora oggi utilizzo questo tipo di scarpe, senza negare comunque che ci sono anche altre aziende che stanno lavorando molto bene, con le quali a volte collaboro per dei test e quant'altro, quindi sicuramente un buon prodotto come ce ne sono tanti altri. L'abbigliamento? Per quanto riguarda l'abbigliamento, anche qua ho avuto un percorso importante, sempre con New Balance, però nel momento in cui ho conosciuto un'azienda con la quale adesso collaboro anche lavorativamente, comunque con X-Bionic, lì ho trovato proprio la differenza, nel senso che materiali tecnici di questo tipo sul mercato, soprattutto in Italia, non ce ne sono. La mia curiosità è stata proprio quella all'inizio con Giuseppe Bovo, che conosco ormai da tanti anni, sapendo lui anche della mia sensibilità sui prodotti, mi chiedeva appunto di testare questi tipi di prodotti, ma nel momento in cui li testavo io stesso mi sono reso conto della validità e della
e dell'aiuto che poteva dare ai runners, comunque in generale, non solo al top runners, ma a tutti quanti. Da qui è nato questo rapporto di lavoro con la quale si è stretto sempre di più. Oggi, oltre ad essere testimonial appunto dell'azienda, seguo anche appunto la produzione del prodotto running, l'evoluzione, io li testo, se ci sono modifiche da fare le suggerisco e partecipo appunto anche a tutto quello che c'è, che è il marketing dell'azienda per pubblicizzare il prodotto e il mondo running, insomma. Il comfort è molto importante, soprattutto nella parte invernale, dove uno riesce comunque ad ottenere una termoregolazione, non prende freddo durante i recuperi, perché ci sono poi atleti che si devono fare le ripetute d'inverno, bisogna fermarsi, ripartire, e solitamente con dei prodotti vecchi come erano anni fa, c'era questa sensazione di freddo sempre addosso, di doversi cambiare frettolosamente, di rientrare immediatamente in un posto caldo per non prendere freddo. Invece oggi con X-Bionic, la tecnologia ha studiato dei sistemi nuovi tridimensionali di lavorazione, di compressione e quant'altro, che permettono appunto all'atleta di avere una performance migliore, ma perché? Perché c'è un risparmio energetico. Quindi se io riesco in qualche modo, come succede nelle scarpe, nell'ammortizzamento, anche sull'abbigliamento, a risparmiare energie importanti, me le posso trovare poi sul finale. Quindi è vero che non vado più forte, però consumo meno energie e col tempo comunque migliora anche la mia performance. Ecco, fondamentalmente il discorso è questo. La musica delle volte aiuta tantissimo, io la utilizzo prima delle gare e anche dopo, ma prima perché mi carica tantissimo e magari dopo per esultare su un risultato, no? Quindi la musica per me fa parte della mia quotidianità, io non passa un giorno che non ascolto la radio, perché mi piace comunque in generale tutta la musica, però è una cosa che mi fa emozionare, quindi magari sei un attimo giù così, una canzone delle volte cambia, ti cambia l'umore e vedi, inizi a vedere le cose diversamente, no? Oppure sono in macchina e tra un po' ho un evento importante di una maratona, una gara, e sento un brano che mi carica, sembro pazzo magari chi mi vede, però è modo per caricarmi, no? Quindi è positiva, quindi la musica, ecco, io la vivo così. E che musica ascolti? Ma un po' di tutto, da rock. La tua canzone preferita, ad esempio? Ma non ne ho una preferita, però siccome ascolto spesso la radio, quindi quelle che passano di più, in generale, beh, ho un cantante che può essere Vasco, che ascolto da quando ero ragazzo e ancora oggi lo ascolto, quindi fa parte anche lui di un percorso che ho fatto, quindi Vasco Rossi sicuramente è una musica che mi piace tanto. Ecco. Beh, il consiglio che do sempre è la cautela, cioè con calma, passo per passo, quindi magari iniziando, per chi non ha mai fatto attività, innanzitutto camminare alternandola alla corsa, un minuto di corsa, 5 minuti di camminata, poi 2 minuti di corsa, 5 di camminata, poi la camminata va diminuendo e si attiva sempre di più la corsa, però il segreto più importante è la costanza durante tutto l'anno, perché spesso mi capita di incontrare persone che molto motivate nel voler fare per poter avere un benessere fisico e magari poter un giorno correre la mezza maratona o addirittura la maratona, però spesso si passa tempestivamente a voler subito vedere i risultati, quindi subito a correre tutti i giorni, e si rischia però di abbandonare perché traumi fisici, le gambe, oppure la voglia che viene a mancare, la stanchezza. Quindi il bello è anche chi fa maratone, io spesso dico a chi corre la maratona che devi arrivare con la voglia di correre ancora, allora lì rimane l'atleta integro dentro, non deve essere una roba
massacrante, ma è il bello di correre e di star bene, quindi chi inizia a correre lo deve fare perché gli piace, perché sta bene e perché deve sentirsi bene, però all'inizio farà fatica, quindi questa fatica va centellinata e piano piano col tempo poi sparirà e diventerà benessere, anzi non si potrà farne a meno, quindi diventerà parte della vostra vita. Allora, se parlo di me, come atleta top runner, chiaramente durante l'anno, 365 giorni, sono tanti, dove un atleta di alto livello solitamente farà 10 giorni di riposo, credo proprio assoluto, 10-15 giorni, non di più. E quindi correre tutti i giorni diventa veramente pesante, ci sono dei periodi in cui anche gli atleti normali non hanno voglia, oppure fa freddo, piove, non si hanno le motivazioni per una delusione di una gara magari. L'intento è quello comunque sempre di ricercare una motivazione valida per poter continuare. Può essere, nel mio caso è stato la delusione per una mancata convocazione, a volte può defluire sedersi e non mollare, no? Che uno dice vabbè, non mi hanno convocato, e sì. Invece per me diventava una carica, come per dire ah sì, allora adesso vi dimostro che sbagliavate. Ed è prendere le cose negative in modo positivo aiuta per trovare delle motivazioni nel correre, ma non solo per i risultati, ma anche tutti i giorni. Quindi magari uno oggi non ha tanta voglia, il motivo più importante per riuscire a superare è pensare magari al progetto che hai. Quindi in quel momento non ho voglia, ma se penso però vorrei fare meno di 4 ore, allora la voglia ti viene e dice sì, no, devo uscire perché altrimenti quell'obiettivo lì mi è difficile. Allora ecco, trovare sempre delle motivazioni per poter continuare, per poter migliorare, per poter uscire, anche perché, come dicevo prima, la costanza è quella che paga di più. Allora, Gidio Burifa, personale sulla maratona di 2 ore 9.07 realizzato a Parigi nel 2002, dove arrivai terzo, mezza maratona 1 ora 2 e 32, Udine, sui 10.29.06 fatto in pista chiaramente, sì. E 5.13.51, 7.56 sui 3.000, sul quale sono molto orgoglioso, e 3.46 sui 1.500. Questi sono i miei personali di corsa. Per quanto riguarda le velocità, che quanti tanti sono curiosi di sapere come corro, quanto corriamo, solitamente il lento si parte da una velocità di 4 minuti al chilometro, dove si arriva a correre anche a 3.30 una volta scaldati e attivati in una condizione buona. Il medio solitamente si corre quei 5-6 secondi più lenti della nostra soglia, diciamo, tra virgolette, quindi intorno ai 3.8-3.10 al chilometro, e le ripetute chiaramente invece il contrario, 5-6 secondi più forte, quindi sotto i 3 al chilometro.